Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella taverna di Weird Scene. In questo video ragazzi finalmente affrontiamo insieme la seconda parte di Disincanto. Prima però mi deve ricordarvi di aiutarci a coinvolgere più persone possibile. Lo potete fare condividendo il video e naturalmente iscrivendovi al canale. E ora non vi resta che mettervi comodi, birra alla mano e sigla. Abbiamo visto la seconda parte di Disincanto, ragazzi, uscita il 20 di settembre online, ovviamente sui canali di Netflix, una continuazione della serie che avevamo iniziato allora, come potete vedere assolutamente sul nostro canale potete trovare la recensione per quanto riguarda la prima parte, visto che questa è la conclusione della prima stagione ufficiale di Disincanto. Una seconda parte che si è fatta attendere forse più del dovuto, perché veramente troppo. Ci avevano detto arriverà a gennaio di quel ecco, vedi, per quello poi oltretutto ci sta un po' qua la cosa, perché ci prendete in giro. Sì, e poi alla fine è arrivata a settembre. Tra l'altro è arrivata in settembre in un weekend tostissimo per quanto mi riguarda. Le nostre zone sono sono prese da alcuni eventi, quindi lavorativamente parlando e non è stata un po' dura seguirla, ma siamo felici di essere arrivati quest'oggi, che poi quando verrà pubblicato il video sarà martedì, e siamo già pronti sul pezzo a parlarne insieme a voi. E come volevo dirvi da subito, l'aspettavo, l'ho già detto infatti che ero già triste che non è arrivata a gennaio, abbiamo dovuto aspettarla ancora di più, però ci sono state altre cose che ci hanno tenuto la mente impegnata, più positivamente alcune, più negativamente alcune durante questo percorso. Adesso inizierà un autunno veramente veramente carico di contenuti. Il primo di questi è stato, vabbè, Carnival Row a fine agosto, ma adesso Disincanto darà il via a una sequenza veramente importante, e quindi l'aspettavo con voglia, perché soprattutto, come avevamo detto, la prima parte era finita bene. Esatto. Aveva dato, dopo un inizio un po' scricchiolante, era finita veramente bene, ci dava questa voglia di averne ancora. Sì, diciamo che avevamo pensato, dopo aver finito appunto la prima parte della prima stagione, che la seconda parte, il secondo pezzo per concludere appunto la prima stagione, sarebbe stato quello che ci avrebbe dato proprio il ritmo e il pugno decisivo per arrivare finalmente a una conclusione, che ovviamente non è una conclusione perché mi aspetto che ci sarà altro. Anche perché se la pensi come stagione unica, che così è, così è, di un prodotto nuovissimo, la prima parte deve essere necessariamente di introduzione a personaggi, mondo e quant'altro, quindi ci stava questo senso di smarrimento, questo senso di nulla di fatto, perché era la prima parte di una nuovissima serie, ti devono introdurre nel mondo. Però questa doveva dare il colpo di grazia, ma anche doveva perché, proprio spingere. Allora, sul finale della prima parte, diciamo che ci aveva lasciato abbastanza con la bocca aperta, nel senso che ci hanno dato delle informazioni non indifferenti, quindi plot twist, possiamo parlare addirittura di plot twist, e quindi arrivi a questa seconda stagione con uno che è un sacco di tempo che non parli più con la tua famiglia di We Have Seen. Sì. Due, cavolo, sono contento di ritornare finalmente un po' in carreggiata con voi, ovviamente, soprattutto con un prodotto come Disincanto, no? E alla fine ti siedi sul divano, accendi Netflix, fai partire questa seconda parte. Bene. È stata difficile. Devo dirvi la verità, ho provato esattamente quasi le stesse sensazioni provate durante la visione della prima parte. Nel senso che la prima parte, i primi 4-5 episodi sono di un lento, di un noioso che proprio non riesce, cioè, a prendere con un certo ritmo e dovevi innalzarlo. Era qui e che invece abbiamo finito qui, abbiamo finito qui e abbiamo di nuovo fatto un po' così, magari così, poi di nuovo un po' giù. Siamo andati giù. Non abbiamo ottenuto l'asticella alta. E poi, appunto, è stato difficile, ripeto, andare avanti, perché è stata una cozzaglia di tante cose. Alcune poco sviluppate, altre lasciate un attimo da parte, che ci sta in un'ottica di più stagioni, ma il problema era il coinvolgimento nel ritmo della storia. Tante cose, anche interessanti, e devo fare, non è tutto negativo, ci so, il plauso devo farlo allo sviluppo di alcuni personaggi, è stato molto bello, molto interessante. Il problema, come facevamo, posso fare un esempio, il primo che mi viene in mente è la parte di Bean e il teatro. Una parte anche molto interessante, anche molto gestita bene, con la questione del pub, col caffè, una cioè figata, tutte cose anche carine, messe in punti della storia in cui hai l'attenzione rivolta ad altro. E quindi spezza troppo il ritmo della storia, che sia forse anche lo scopo della storia, disincantare. Sono d'accordo, cioè sì, loro, a un certo punto, loro hanno scelto questo stile, la serie si chiama Disincanto, deve costantemente toglierti l'incanto, però
E poi succede che la storia non mi prende e mi scazzo. No, ecco, ma infatti ti ritrovi a ogni episodio, poi oltretutto sono una decina di episodi, circa mezz'oretta l'uno, alcuni addirittura meno. Quindi è veramente rapida la visione di Disincanto, questa seconda parte. Il fatto è che ti ritrovi a quasi ogni episodio di arrivare alla fine e dire: e ora? E allora? Cioè, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo visto? Il problema principale, l'idea che mi sono fatto perlomeno di quello che è Disincanto, è che il nostro Matt continua ad inserire 500 miliardi di cose all'interno, perché probabilmente la visione che ha lui di quello che sarà, quello che dovrà essere Disincanto, si allarga e arriverà a non so quante stagioni. E quindi, vista in quest'ottica... Sempre che le facciano, perché poi magari... Esatto, è proprio quello il problema. Visto in quest'ottica, può essere una figata, perché, ok, in pro futuro abbiamo in prospettiva, appunto, 3, 15, 20, non lo so quanti potenzialmente stagioni. Potenzialmente il mondo è enorme, potenzialmente. Quindi puoi farci 20 stagioni, inserisci tantamente tanta roba, che poi dici, wow, è stato un prodotto nel complesso strafigo. Ora... alla fine di questa seconda parte non ho questa sensazione. No. E soprattutto, un po' come è stato per la prima parte, continuo a non apprezzare totalmente lo humor che caratterizza questa serie. Ci sono alcune gag divertenti, nel senso che non è che mi fanno scompisciare dalle risate, però sono anche ti brillanti. Ti parte un po' la sorrisina. Sono anche brillanti, ma sono una ogni 100, una ogni 200. Siamo costantemente di fronte a battutine pilotate, scontate, cioè con una scena lenta costruita solo per farti fare la battuta. A volte sono molto anche monotonali, che sai, non hanno quelle classiche caratteristiche da battutina col tono giusto che ti fa ridere. No, a volte sono anche monotonali, perché anche i personaggi sono un po' fatti quindi così. Non accompagna molto. E quindi ci sono tanti tasselli che, ok, è lo stile della serie, ma non mi fanno immedesimare totalmente nella storia. Per quanto, ripeto, ci sono anche delle situazioni anche brillanti, citazioni. Una è anche la statua di Bo che viene scaricata mentre stanno cercando di togliere l'incantesimo da tutte le persone di Dreamland. Sono tante cose belle. La città Steam mi è piaciuta veramente tanto, anche se non regge la questione che non si conoscano, cioè o non quantomeno, sono neanche così tanto distanti, o quantomeno Dreamland è fuori dal mondo, perché addirittura loro sui macchinari hanno le coordinate per Dreamland che e gli altri non sanno manco, cioè, gli altri non automatico sanno, cioè. Non noi non sappiamo niente. Noi vabbè, pensiamo che siamo maghi, che poi in realtà e lo sviluppo di storia che c'è stato all'interno di questi 10 episodi è parecchio, cioè nel senso si ingrandisce parecchio il mondo che c'è, perché una volta eravamo fermi a Dreamland, abbiamo addirittura visto Maru, poi ci siamo espansi e siamo arrivati in una cittadella che in realtà è totalmente differente da Dreamland, che è Steamland, e poi abbiamo per anche visitato l'inferno, cioè il paradiso, abbiamo anche conosciuto il Dio, paradiso, cioè abbiamo toccato 100 miliardi di campi, 100 miliardi di nuove cose abbiamo inserito all'interno di Disincanto, che è una cosa che mi mette un'allegria, una gioia, perché significa che abbiamo proprio tanta voglia di esplorarlo, questo mondo. Il fatto però che... tante volte quando sembrava che il ritmo dovesse prendere quella marcetta in più, cacchio col freno tirato, o cambiavamo scena o cambiavamo discorso, esatto. Non andavamo mai nel succo della situazione, un po' come il discorso del pirata elfo che cerca disperatamente questo tesoro, non so cosa, questa cosa che sta cercando tanto da spostare l'intera Elfwood a Dreamland, cioè. E poi lasciamo perdere il discorso fino a quando Derek non trova questa porticina con queste anfore stile alto fuoco di Game of Thrones. Vabbè, ok, un'altra ripresa. Però okay, poi di nuovo messi da parte. Difatti è una delle due cose che mi hanno fatto parecchio arrabbiare, è questa, perché inseriamo le cose e non diamo un po' di sfogo, dobbiamo saperne di più, io voglio saperlo. Il re di Elfwood ha deciso, uno, di salvare Zog e due, di andare a trasferirsi addirittura a Dreamland, che per rischiando poi di essere uccisi. Cavolo! Perché a quanto pare abbiamo scoperto che lì c'è una cosa della quale siamo molto interessati, però no, niente, non lo sviluppiamo questa parte. Noi ci preoccupiamo di fare ammalare tutti gli elfi con l'acqua marcia. For fuck's sake, e ancora va bene. Una volta non sappiamo nulla di Elfo. Difatti, un altro, stavo arrivando proprio lì, un altro punto che mi fa incavolare tantissimo è che il papà di Elfo doveva dirci Elfo e... No, ma la cosa divertente è che l'ha raccontato a Lucy. Esatto. Cioè, Lucy sa tutto e noi non sappiamo niente. E noi non lo sappiamo. Loro lo fanno ancora apposta, sono bastardi. Sì, ho capito. Però... è un tassello importante probabilmente nella storia di Disincanto. Però io volevo saperlo, anche perché ce lo scontinano... Niente, continuano a punzecchiarti di dietro, però non te lo dicono. Basta, dimmelo! Tra l'altro, parlando di Lucy, devo ammettere che mi è piaciuto, come ero un po' dubbioso di questa figura
chiamiamola comica, demoniaca, questa spalla comica che si portava dietro Bean, lo abbiamo approfondito un po' di più, ha cambiato lui stesso carattere, cose che il demone non poteva provare, ha iniziato a provarle, cioè ok, c'è stato un cambiamento e si è reso utile in più di un'occasione, a volte facendo anche un po' di suoi interessi, però comunque alla fine della fiera dava sempre la mano giusta nel momento giusto. Diciamo che la priorità era la salvezza del trio. Sì. Poi quello che le scelte che facevano. Devo ammettere che tra tutti Zog e Lucy mi sono veramente piaciuti tanto. Anche questa parentesi di Zog che poi si dimentica il figlio, che poi scopre l'amore in questa donna, che subito cerca di sabotarla, poi però si rende conto di sta facendo del male. Sono Difatti, state tutte delle parti molto Zog mi ha dato grosse soddisfazioni, ha avuto un grosso cambiamento, probabilmente anche perché una volta che ti ritrovi con il tuo paese completamente distrutto, te da solo, è facile che cambi un pochettino mentalità, perché dici aspetta, sì, sono il re, però se sono il re di niente, capisci, no? E quindi è bella questa cosa, mi è piaciuta. Poi in realtà poi succedono altre cose addirittura molto gravi. Troviamo il consigliere del re che sta cercando di prendere in mano il potere di Dreamland. Cioè, quindi in realtà anche di tutto lì stile Game of Thrones, che scambia del potere, cioè sembravano abbastanza una macchietta questi personaggi che hanno appunto le loro necessità durante la settimana da fare in privato, però in realtà sono molto interessati a prendere potere, diventare re e riuscire finalmente a togliersi Zog, che in realtà per sfiga Bean gli spara e quindi ce lo togliamo e lo mettiamo fuori gioco. Non credo morirà, spero vivamente non morirà, perché mi dispiace parecchio, soprattutto adesso che abbiamo un nuovo Zog. E poi vediamo che addirittura arrivano quasi ad uccidere Bean, che però in realtà poi verrà salvata, quindi di nuovo finisce questa seconda parte con l'ingresso in scena di nuovo della madre. La madre che l'abbiamo veramente tenuta in disparte per tutto il tempo, quando in realtà sembrava dovesse essere il fulcro il fulcro un po' di questa seconda parte, anche se qualche volta è entrata nei sogni, quindi ha un po' condizionato la vita di Bean, però non è stata così determinante. Poi loro sono bravi a farti di nuovo finire la serie con questa scena dove lei arriva con questo esercito di esseri strani, cosa sono, e quindi resti di nuovo lì appeso al lama e dici cosa sta per succedere. Però se devo dare un giudizio, che è difficile dare un giudizio a una prima stagione di un progetto forse così ampio e così complesso, però se io mi trovo qua a parlare di quello che abbiamo visto, non posso che dire che per ora non sono totalmente soddisfatto da questa serie, anche se ha dei pregi, però ha molte cose che non mi fanno gridare né al miracolo né appassionarmi così tanto. Quindi per ora per me è un po', anche mentre la guardavo durante gli episodi, a parte questi sporadici momenti in cui c'era l'interesse un po' più alto, era tutto molto un guardare in maniera piatta, neutra, non riusciva forse a portarmi dentro, non mi trascina. Difatti neutra è proprio il voto che io do a Disincanto fino ad ora. Non mi sento di dire che non potrà essere, perché dipende tutto dalla visione che c'è rispetto a questo prodotto. Se appunto, ritorno a dirvelo, vogliamo svilupparlo in 15 stagioni, vedremo. Se questa cosa finirà la quinta stagione, o da adesso in avanti acceleriamo improvvisamente, esatto, ci saranno solo una pioggia di informazioni che potrebbe anche diventare un qualcosa di decente e assolutamente salvabile, oppure se devo solo giudicare questa prima stagione, per me è un no. Però non voglio giudicare solo questa prima stagione, voglio tenermi nella neutralità. Il per discorso ora. Che secondo me è che poi ci tengo a fare in questa chiusura di video è che se nella scorsa recensione riguardo alla prima parte avevo finito con un entusiastico non vedo l'ora che arrivi la seconda parte perché voglio vedere, adesso che mi hai fregato una volta ho la puzza sotto il naso, non ho finito Disincanto dicendo wow adesso non vedo l'ora che arrivi la terza parte, ho finito dicendo peccato. E quindi adesso sì, arriverà la seconda stagione, probabilmente, speriamo, vedremo, non so se la faranno, dipenderà anche il successo, gli ascolti eccetera eccetera, però quando arriverà la guarderò, ma certo, non l'aspetterò, non la starò aspettando, questa è la conclusione. Quindi, con la speranza certo, che però quello che arriverà, certo. Cioè io vorrei tanto che al prossimo video che dedicheremo a Disincanto, che di vedere noi due al settimo cielo e dire finalmente ragazzi ci abbiamo... Non creduto, sì creduto, perché in realtà non la stiamo bocciando, quindi crediamo nel prodotto. Il fatto è che non ci soddisfa pieno e quindi diciamo che stiamo guardando un po' più al futuro, ecco. E sicuramente appunto non aspetterò questi mesi, sarò in questi per mesi con l'ansia di Disincanto. Quindi quando arriverà valuteremo quello che vedremo.
Questo è quello che noi pensiamo. Come sempre, certo, questo video serve a darvi la nostra impressione, ma noi vogliamo sapere la vostra per creare il consueto dibattito nei commenti. E non dimenticatevi, inoltre, oltre appunto a commentare, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché è l'unico modo per rimanere tutti insieme collegati. Come sempre, ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social, ai quali vi invito ad iscrivervi per poter seguire tutto quello che facciamo. Inoltre troverete anche un link per un'interessante offerta. A me non resta che darvi appuntamento quando e se arriverà la prima parte della seconda stagione di Disincanto, ma molto molto prima, ai prossimi contenuti, dove? Solo qui su UFC. Un saluto da Oda e un saluto da Beggy.